portoghesi. Sono molto seri, molto Camilla non ha molto concentrata. La carrozza sta passando proprio vicino a Federico. Federico! Assolutamente, volevo donarvi un primo piano dei sovrani. Vi sposto dall'inquadratura, vestiti di bianco. Non vediamo una tiara sul capo della regina consorte, vediamo però una carrozza maestosa, tirata a lucido. Vedete circondata da ornamenti ricoperti d'oro, sono di fatto delle foglie simbolo delle quattro nazioni del Regno Unito, la rosa per l'Inghilterra, il cardo per il Galles e via dicendo. Al di sopra vediamo invece una riproduzione aurea di quella che sarà una delle due corone che utilizzerà Carlo oggi, l'Imperial State Crown, una corona con cui il sovrano apre il Parlamento e utilizzata per le più importanti occasioni istituzionali. Natalia, ci stavi raccontando di questa forza meravigliosa che però è moderna, perché quella che sarà usata nella processione di ritorno dopo l'incoronazione, cioè quella scomodissima, questa è molto diversa, agli ammortizzatori, all'aria condizionata, raccontaci. Una super coach. Sì, ci sono due carrozze, questa è quella dell'andata ed è la carrozza più comoda e loro sono stati, questa volta hanno una certa età. E lo sappiamo, Carlo ha aspettato tutta la vita, è il re del trono che ha aspettato più a lungo nella storia dei sovrani britannici, per cui hanno bisogno di momenti, ci saranno, non li vedremo, ma ci saranno dei momenti di pausa per loro durante la cerimonia, per riprendersi, perché anche il servizio è lungo nell'abbazia di Westminster. E quindi questa carrozza è comoda, loro arrivano con questa carrozza più comoda, per tornare usano la Gold State Coach, che è la carrozza antica del 1660, che appunto la regina Elisabetta detestava e probabilmente Carlo altrettanto, non lo ha detto, perché a quel punto insomma tutta la cerimonia è stata completata, è sovrano a tutti gli effetti, alla regina consorte Camilla, e quindi insomma tutto il rito viene eseguito e tutti gli oggetti legati vengono utilizzati. C'è una differenza nella processione di andata e di ritorno, dove vedremo sfilare il Commonwealth praticamente tra le forze armate. E volevo dirvi anche che all'abbazia di Westminster sono presenti già gli ospiti che sono entrati da questa mattina presto. 450 di quegli ospiti sono stati scelti tra gli inglesi, perché sono quelli che hanno avuto la medaglia al merito per essersi distinti nelle azioni diciamo che hanno beneficiato la società inglese. Per esempio, moltissimi volontari che hanno lavorato durante il Covid, o anche singolarmente per la loro decisione. E ha dato moltissimo alla gente, che non sia soltanto l'establishment, la nobiltà, le coronate, i capi, ma il popolo. Ecco, torniamo alle immagini, vedendo in diretta, perché questa c'è la cavalleria, prima e seconda divisione di scorta reale a cavallo davanti, terza divisione dietro, in questa immagine lo vediamo benissimo, a guidare la carrozza sono i postiglioni che sono in livrea di Stato. Gli Agrigliini, c'è una giornata di festa che stiamo raccontando, di festa per tutti, ma forse per qualcuno lo è un po' meno. Apprendiamo oggi che il principe Harry siederà addirittura in terza fila. Ieri pensavamo stesse in seconda fila, è stato retrocesso ancora di una fila. Però qualche giorno fa si dice... Ma non si sa se guadagnare, esatto. È normale che sia così. È un Windsor, ma non è più un Windsor attivo, chiamiamolo così, cioè di quel gruppo ristrettissimo, perché poi Re Carlo ha ristretto sempre di più questo gruppo attivo della famiglia. E è una scelta che l'ha fatto lui con sua moglie, quindi la rispettiamo, ma nello stesso modo lui poi deve rispettare l'etichetta del palazzo. Certo, che alla decima fila non si vede niente. Lo so, però trovo che sia importante per lui esserci. Il padre lo voleva lì, perché comunque c'è un rapporto molto carino tra loro due, anche se negli ultimi anni ci sono stati tanti momenti difficili. Però lui, insomma, l'ha sempre chiamato con molto affetto il re Carlo a suo figlio. E sì, si troverà in terza fila, ma è giusto così. Invece, guardando queste immagini, stavo guardando i due mantelli che indossano il re e la regina in questo momento. Volevo chiederti questo.
Sì, sono due mantelli così. Sì, poi li cambieranno perché ci sono, c'è una vita per questa giornata per loro. Questo tuo, quello del Re Carlo, era stato fatto per suo nel 37, e invece quello che indossa ora Camilla, pensate, l'aveva indossato la regina di Quindi c'è sempre uno sguardo comunque alla tradizione, no? Tenere sempre una, insomma, aperta quella porta, che è importante. Poi usciranno con dei mantelli diversi, questi qua si vedono molto bene, molto sì, bene, esattamente, ed è color cremisi, l'ermellino, tra l'altro si diceva che giusto che, perché lui è così attento, esattamente, si parlava di una pelliccia ecologica, però è una pelliccia riciclata, per... sì, assolutamente, sì, usata in questo, adesso poi lo vedremo, ma ci sono tanti oggetti, tante cose che indosseranno che riciclate, insomma, fanno parte della tradizione. Lui questa l'ha rispettata appieno. Anche perché adornano l'abbazia di Westminster, poi verranno appunto riciclati, verranno offerti a associazioni caritatevoli, ospedali, di tu parlavi di fiori, pensa che quando loro usciranno avranno un mantello diverso, e poi il mantello è stato fatto appositamente per loro, con dei cambi appositamente fatti, con dei simboli che ognuno di loro ha scelto, cioè Camilla e Carlo. Carlo, tra quei simboli ha scelto il mughetto, che adesso me l'hai fatto venire in mente, sai perché? Perché è il fiore mamma, che nel bouquet da sposa aveva il fiore di mughetto, e lui l'ha voluto richiamato nel suo mantello di quando uscirà, ormai consacrato. Prima di tornare a Lula, professore, una battuta con lei, perché i nostri inviati ci stanno raccontando un grande bagno di folla, grande emozione di tutti i britannici, ma è un grande spettacolo, chiaramente, come diciamo, in apertura gira un po' in tutto il mondo, ma sono solo i britannici che la vedono così, la monarchia, oppure ha fascino anche nel resto del mondo, secondo lei, oppure è un fascino dettato chiaramente anche da questa copertura mediatica molto molto potente? Sicuramente la monarchia britannica forse è quella che più di tutte lo attira, no? E affasci questo tipo di rituali in grande pompa, no? Come con questa grande capacità di esibire i simboli, no? Del potere, e anche nel modo in cui appunto al passo con i tempi. Parlavamo appunto, no, degli invitati, di questa grande novità, anche dei commoners, no? del popolo, che quindi, come dire, partecipa attivamente con le proprie storie personali a questa storia appunto della di una nazione. Ecco, io tornerei da Natalie Augas, perché lo stiamo vedendo, questa è anche una grande parata militare, segnate le forze attendono la parata militare da generazioni. Abbiamo visto il lifeguard, responsabili della sicurezza del sovrano, e poi in questo caso incaricata della sicurezza del sovrano, Gostick in waiting, sarà proprio la principessa Anna. Sì, la principessa Anna, che ha rilasciato un'intervista un pochino critica, forse è stata letta così, almeno quando ha detto che non crede in una famiglia reale ristretta, che è la formula che ha sempre usato Re Carlo, ma è anche stata spiritosa a proposito del suo incarico diciamo responsabile della sicurezza del sovrano, dicendo: così ho risolto il problema di cosa ammettere. Anna è tra i fratelli e tra i membri del reale, veramente è la figura più leale e quella che ha portato avanti più incarichi, impegni ufficiali, parlando molto poco in realtà, cioè rispetto a una famiglia parecchio esposta alla stampa scandalistica, Anna si è sempre tenuta per sé, dando pochissime interviste. Questa intervista di cui parlo è stata data alla televisione canadese perché lei sarà in missione in Canada a fine mese, e il Canada è uno dei paesi, lo sapete, del Commonwealth, che insieme all'Australia, se gli fosse dato di votare, voterebbe per una repubblica, quindi non per non avere più il sovrano britannico come il capo di Stato. Quindi è una missione delicata che viene affidata alla sorella Carlo, che appunto è particolarmente leale, lo è stata a fianco di Elisabetta fino nelle ultime ore. Ma vediamo ancora immagini che viene inquadrata la carrozza, abbiamo detto la carrozza del giubileo. Questa è una carrozza costruita in Australia, appunto Commonwealth, le maniglie sono fatte in Canada e contengono delle pietre preziose, sono delle maniglie finemente istoriate, contengono, quindi è una carrozza molto preziosa e appunto l'abbiamo molto, infatti è la preferita dei sovrani. Rispetto alla processione, alla parata militare, sì, è una parata imponente quella che vediamo, ma appunto il vero spettacolo sarà dopo al ritorno. È una
successione, questa più breve che portò Elisabetta, che fece un giro molto più ampio nel 1953 quando venne incoronata. Qui stiamo parlando di un miglio e quattro, lì furono circa 5 miglia che vennero percorse a Gina, e dovrebbero arrivare a Westminster Abbey alle 53. Quindi i conti sono stati fatti in maniera molto precisa, tutto avviene secondo un orario preciso e scandito. E adesso la carrozza si sta avvicinando, la pioggia è una pioggia battente, si può definire così, tutti sotto l'acqua e passaggio del re, vediamo l'entusiasmo delle persone. Sta per arrivare a Trafalgar Square, poi passerà davanti a Whitehall. Vittorio, Natalia, questa intervista rilasciata dalla principessa Anna, no? Che è un po' contraria a questa monarchia snella voluta da suo fratello Re Carlo III. Era un messaggio, secondo te, una battuta uscita male, o voleva indirizzarlo in qualche direzione particolare? Secondo me era una preoccupazione. E la storia della famiglia, una persona che ha 72 anni e ha ancora 500 impegni ufficiali l'anno, che sono massacranti per chiunque. Quindi quando la famiglia si snellisce, i compiti di quelli che vanno via, quelli che restano, e la famiglia si è molto snellita negli ultimi anni, perché a parte la morte di Filippo e di Elisabetta, poi ci sono stati i problemi di Andrea, la fuga in America di Meghan, quindi ci sono molte meno persone che devono fare le cose che prima la famiglia faceva, e quindi Anna ha paura che se la famiglia si riduce ancora, invece di 500 impegni l'anno ne avrà 600. E c'è da lavorare di più, insomma. Esatto, credo che il motivo sia essenzialmente questo. Ha paura di rimanere disoccupata. No, ecco. Al contrario, ha paura di lavorare troppo. A questo proposito, l'accusa di anacronismo, professor Pedinelli, che viene rivolta a questa monarchia, lo dicevamo, molto diversa dalle monarchie europee, che sono vite molto borghesi. Ecco, vediamo in questo momento il principe Harry. Quasi entra per ultimo. Gli ospiti sono quasi rimasti seduti. Sono tutti seduti, ma non hanno fatto vedere nessun principe della famiglia reale. Nessuno. Questo è il primo, che lui sta entrando con la figlia più grande del Duca di York, la Beatrice, che è sposata con un italiano, ma belli mozzi, sono entrati insieme. Ricordiamoci che la sorella di lì è Gina più al principe Harry, la notte, biografia superba. Che tanto materiale ci ha fornito per parlare, di cui parleremo anche nel corso. Ecco, infatti, Eugenie è subito prima del principe Harry ed è in dolce attesa del suo figlio, come si può anche vedere da queste immagini. E lui, anche come vestito, punta tanto. È entrato il principe Andrea, che è stato fischiato questa mattina mentre stava arrivando adesso in chiesa, e pare che il corteo lo abbia fischiato. A entrambi non è consentito di indossare la divisa militare, sono per motivi assolutamente civili, sottolineiamolo, perché sono uno per scelta da molto bravi. Principessa. Questa è la principessa, principessa reale, ricordiamoci che ha un titolo solo lei, cioè questo è concesso sua mamma. Invece questo è il principe Edoardo, il più piccolo di Windsor, che sono i nati di Edimburgo. Ecco, Sophie di Wessex era molto amata dalla regina Elisabetta. Sì, è cresciuto moltissimo, sono stati loro che hanno ereditato il titolo settimane, come vedete, continua a piovere.
sono a piovere anche sulla nostra postazione, non è tempo e comunque all'interno ormai tutto è pronto per l'arrivo in carrozza del re e della regina. E altro, avete parlato di chi c'è, chi non c'è, da sottolineare ad esempio per quanto sia cambiata la società e il mondo dall'ultima incoronazione, quella della regina Elisabetta, da segnalare la presenza di Michelle O'Neill. Chi è Michelle O'Neill? È la leader dello Sinn Féin dell'Ulster, della Nord Irlanda, e la ricordiamo tutti che nei 30 anni di guerra civile Fenner era sempre stato considerato il braccio politico dell'IRA, dell'esercito repubblicano, antimonarchici che volevano la separazione dal Regno Unito per unirsi a... Ebbene, oggi la leader di questo storico partito del Nord-Paesi è qui per onorare e partecipare comunque all'incontrazione di Re Carlo III. Vediamo intanto la continua il suo percorso lungo Whitehall, ormai sono praticamente, ecco, quello è il monumento al ignoto, è una strada a Whitehall dove si trova Giorgia Cardini, che sta per salutare il re, sta per passare. Giorgia, ecco, si deve mettere la sentito bene, perché in questo momento c'è davvero una grande confusione, tantissime persone urlando God Save the King, stanno cercando di salutare tutti con i cellulari alzati per immortalare questo momento per il quale hanno tanto aspettato, il passaggio della carrozza con la regina Camilla. Davvero scoppiamo bandierine alzate, qualcuno in questi istanti, vi faccio vedere, guardate le persone quante sono a Sebat, Transenna, e ora il procedere del corteo. Pioggia, hanno appena visto il momento più atteso, la carrozza. Ho aspettato davvero ore. Tutti che ormai presentati, solamente è stato fatto in questa circostanza uno strappo, proprio perché questa è anche una festa familiare, quindi non poteva mancare membri della famiglia, ma i re probi saranno ai margini di tutto quello che accade. Quanto costerà questa incoronazione? 150 milioni di sterline, ma permette di dire che l'indotto per il turismo londinese è attorno al miliardo e mezzo di sterline. Ne vale la pena. Sono 3 giorni di chiusura di festeggiamenti. Oggi è lunedì e anche lunedì. Allora stiamo vedendo ancora la carrozza reale sfilare, manca veramente poco, 10 minuti ancora di passeggiata. Sono stati fatti dei calcoli su quanto spese Churchill per l'incoronazione di Elisabetta II, che è una cifra che oggi sarebbe stimabile intorno ai 50 milioni. Ma dobbiamo subito dire che le questioni della sicurezza non sono neanche paragonabili. La gran parte dei costi se ne vanno in sicurezza, diciamo. Ora chi paga i contribuenti e a poco però il turismo. Federico! E beneficerà. Sì.